Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo portarvi i nuovi guanti esotici del Titano chiamati Mantello della Frana Glaciale. Penso che siano dei guanti che vanno bene sia per il PvE sia per il PvP. Secondo me sono leggermente migliori in PvE, ma sono appunto molto, molto situazionali. Infatti poi successivamente vedrete nel gameplay. Che perk ha questi guanti? Sostituisce l'abilità barricata, ovvero lo scudo. Quindi quando usate l'abilità dello scudo, al posto della barricata c'è un rinforzo dell'armatura capace di assorbire una piccola quantità di danni. Quando l'armatura è rinforzata, i tuoi movimenti sono più lenti e l'abilità barricata non si ricarica. Quindi, come funziona? Voi avete lo scudo attivo. Praticamente, invece di fare lo scudo, il solito scudo del titano, vi trasforma lo scudo in un overshield. Quindi vi appare la vita blu e l'unico difetto appunto è che non potete correre, non potete saltare, non potete fare nulla, potete solo camminare praticamente. Avete però appunto questo overshield. Io adesso poi vi faccio vedere un gameplay. Che ho fatto in PvP, non sono riuscito a farlo in PvE perché mi sto preparando per il raid al day one, quindi sono riuscito solo a farvi un gameplay rapido in PvP. Spero che comunque sia soddisfacente. E niente, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Bella a tutti. Non l'avevo ancora vista, è devastante quella roba. Zona A conquistata, il nemico ha ottenuto la zona C. E praticamente la maggior parte degli iete di pompa che prendo non li prendo perché per il frame lag. Poi magari in live vedete tutto fluido, eccetera, eccetera. Mica, ma qua, raga, è ingiocabile. Pensa, se mi salvavo così, ragazzi, era. Cioè, non mi è morto. Sì, no, vabbè, ma raga, io dico spada per il 3-pick, poi dipende che modalità fate, nel senso. Chi non sa cos'è il 3-pick è il Il piccare in terza persona per vedere i nemici, dato che ormai è diventata meta per i cheater, ragazzi, la spada in PvP. Cioè non è diventata OP perché effettivamente OP è forte, però ci sono armi più forti. Non ci fossero i cheater. Ma lo vedono se tripicchi, se fai le emote, disarmoni. Non ti permette di leggere in basso invece la spada, appunto, che uno sta trippiccando. Anche a livello di strategia, cioè di tattica, no? Se uno non capisce che sta trippiccando e pusha, hai boh, 80% di probabilità di vincere la gunfight. Mentre se invece fai le emote, si legge in basso e la gente non pusha, perché sanno che stai trippiccando. Ah! Guarda questo qua quanto cazzo lagga. Da dove viene?
tutti gli inglesi, ragazzi, laggano da fare schifo. Non mi sparava il... Ero in volo, non potevo uccidermi con la termite. Non è vero, disarmoni, fidati. Poi se fate come volete, il mio è sempre un consiglio, poi... Se pigli la cosa giusta, raga, fidatevi che la super del titano è devastante. Non so contro le altre super, però le altre super più forti sono tutte comunque del titano, quindi... Secondo me comunque il congelamento non ci deve proprio essere. Fusione lineare non è mai meta, Aragorn. Fusione lineare non usateli mai. Fusioni lineari penso che... L'unica volta che erano meta, ragazzi, li hanno nerfati subito. Quindi... No, ma i fusioni... Non è il problema del... È proprio i fusioni lineare che non sono meta.